motivo per il quale siamo impegnati in questa campagna elettorale in un progetto serio, non semplice, perché il lavoro che è stato fatto nei mesi scorsi è stato un lavoro molto complesso. Noi abbiamo messo insieme diverse realtà dell'area moderata di questo paese. Abbiamo fatto uno sforzo non semplice per prima dare vita a noi con l'Italia e poi trovare una sintesi con l'UDC, per cercare di rappresentare un progetto politico che non è un progetto politico che punta a questa campagna elettorale, voglio essere molto chiaro. Il nostro progetto politico punta ai prossimi anni. Raffaele Vito, come sempre presente per l'occasione vicino a questo momento. Presidente, lei qui giustamente ha marcato la differenza che c'è fra un moderato come lei e una forza moderata come il suo partito, Noi con l'Italia, e un estremista come Salvini e, diciamo, e il suo partito La Lega. Ma è in una coalizione alleato proprio con Salvini e La Lega. Come risolve questa contraddizione? No, non c'è una contraddizione, c'è una posizione chiara che è quella di un programma comune che era attuato sulla base di obiettivi possibili. Noi siamo dell'idea che questa coalizione debba essere fortemente ancorata nel centro e centrodestra e lavoreremo in questa direzione, perché solo in questo modo il centrodestra può dare una garanzia di governabilità, di serietà e di responsabilità. Non c'è una polemica, c'è la volontà di fare sintesi, ma avendo la bilancia che penda dalla parte dell'elettorato di centro moderato e non certamente dalla parte di posizioni che noi rispettiamo, che sono parte integrante della nostra coalizione, ma che non devono essere predominanti. Stasera, questa è la seconda contraddizione dal mio punto di vista, stasera ha aleggiato la categoria del tradimento. Sappiamo che il riferimento non è casuale, proprio qui in loco. Non la fa incazzare un po' il fatto che chi vota il suo partito in realtà contribuisce ad eleggere non solo un leghista nel collegio La Camera qui nostro, ma addirittura quello che vi ha traditi? Ma questa è la differenza che c'è tra un traditore e una persona per bene. Noi votiamo il nostro simbolo per votare tutti i candidati nel collegio uninominale, perché per noi c'è prima una battaglia politica e poi c'è l'interesse personale. Invece il traditore guarda solo all'interesse personale e si pone queste domande.